E bentrovati di nuovo a Un caffè con la rubrica che è gestita dal team di Alley Oop Sole 24 Ore, il blog multifirma ideato da Monica D'Ascenzo. Oggi siamo ancora qua in diretta per cominciamo a salutare tutti per fare una chiacchierata con Alice Bellandi, che è una giovane promessa del judo italiano nel team della nazionale. Ora aspettiamo che Alice si colleghi, abbiamo fatto la prova brillantemente mezz'ora fa, quindi da Roma speriamo non abbia problemi come non li ha avuti qualche minuto fa. Eccola qua, vediamo che la facciamo entrare a chiacchierare con lei. Allora adesso, intanto la saluto, adesso a breve dovremmo averla in diretta. Eccola qua, ciao Ciao! Alice! Allora, adesso dalla prova passiamo alla vera. Sì, finalmente. Ok, allora, intanto benvenuta. Come Grazie. stavo raccontando, insomma, chi adesso pian piano sta entrando nella diretta, tu sei una judoka italiana della nazionale che nel 2018 si è portata a casa ben 2 ori, poi ci racconterai, e poi da lì è stata una salita, insomma, un impegno costante che ti impiega tutti i giorni. Esatto. Allora, in questa chiacchierata, come ti ho detto ieri quando ci siamo sentite, vorrei un po' raccontare quella che è la tua storia di sicuro e poi approfondire un po' questa disciplina, perché come mi hai raccontato tu, non è un semplice sport, ma è una disciplina, un modo d'essere, ok? Quindi qualcosa che possiamo anche, come dire, vivere tutti i giorni, ok? Quindi, prima di quello, però, raccontaci un po' come hai iniziato. Intanto io metto il titolo, vediamo qua, che speriamo di non frizzare tutto come al solito. No, dai, però ci sei riuscita. Sì, infatti. Dai, intanto raccontaci quando hai iniziato. Allora, diciamo che più o meno il judo è una cosa che ho sempre fatto da sempre, tutta la mia vita. Ho iniziato all'età di 3 anni e mezzo. È stato un po' insolito come ho iniziato. Sono sempre stata una bambina molto vivace, quindi comunque i miei genitori mi hanno sempre iscritto a qualsiasi genere di disciplina, di sport, per farmi sfogare, se no in casa distruggevo tutto. E niente, praticamente all'asilo, questo mio compagno d'asilo ha iniziato appunto a fare judo in questa palestra, non cioè, vicina a casa, una decina di minuti. Allora mia madre, amica con la madre di questo ragazzino, decide di iscrivere pure me. E niente, da lì mi è sempre piaciuto perché ha sempre dato un sacco spazio alla mia creatività e comunque essendo vivace è sempre piaciuto, cioè mi è sempre piaciuto, è sempre stato comunque un modo per esprimere comunque quella che io ero. E vabbè, come bambina, poi sai, ai bambini piace tanto stare a piedi nudi, stavo sempre a piedi nudi sul tatami, e poi da lì ho fatto tanti sport e non ho mai accantonato il judo finché a un certo punto della mia vita ho dovuto decidere, scegliere, dovevo scegliere tra fare judo e calcio, Ah, ok. perché comunque dovevo iniziare a allenarmi un pochino più seriamente, no? E niente, allora ho deciso di continuare con il judo, e anche perché fondamentalmente sport di squadra non sono mai stati troppo per me. Ho sempre voluto essere io responsabile di come andassero le cose, e quindi così ho continuato. Poi sono sempre stata molto portata per questo sport. Io ho sempre praticato a Brescia, nella palestra Judo Club Cappelletti, e diciamo sempre, sono sempre, sono sempre allenata con ragazzi, quindi il mio judo è un po' più simile a un judo maschile. E niente, poi ho continuato e E sono arrivata poi sei nella. arrivata ai 17 anni, Poi sono forse. arrivata ai 17 anni, esatto, ho Cos'è iniziato. successo? No, allora, prima sono entrata in nazionale cadetti al mio secondo anno. Il mio terzo anno cadetti a 70 kg, come sono passata a 70 kg, ho diciamo riscoperto me stessa. E
E ho vinto i campionati italiani cadetti, e ho iniziato a fare le prime medaglie in campo europeo e poi ho fatto terza all'Europeo cadetti. In quell'anno ho vinto pure l'EIOF, che è un festival olimpico europeo, e ho fatto settima al mondiale, la mia prima vera, diciamo, sconfitta che mi ha segnato di più. Da lì poi è iniziato un percorso di crescita, sono passata a junior. E ho fatto terza all'Europeo Junior, secondo anno Junior, e l'ultimo anno Junior del 2018 è stato, diciamo, l'anno più importante, L'esplosione. sì, esatto, in cui ho fatto una tripletta, ho vinto il campionato italiano, il campionato europeo e il campionato del mondo Ecco, il Junior. campionato italiano non nella presentazione non l'avevi messo, quindi tre, non due. Sì, tutti e tre. E niente, quello è stato l'anno, diciamo, più bello, più significativo e più emozionante della mia carriera sportiva. Poi sono passata senior nel 2019, l'anno scorso, e ho iniziato l'anno molto bene, con 2 medaglie che mi hanno inserito nella classifica olimpica. E poi ovviamente, come ti raccontavo, ho fatto un po' i conti con la realtà, Eh sì, ovvero infatti. infatti poi incontrando comunque avversarie, esperte, persone comunque che erano dentro questo percorso da molto più tempo di me, comunque ho fatto i conti con l'esperienza, hanno Hanno preso un po' le preso le misure. misure, esatto, e ho fatto i conti io con l'esperienza e sono arrivate le prime batoste, come è giusto che sia. Finché poi quest'anno cioè, ho dovuto rimettere insieme i pezzi, come è giusto che sia, cercando comunque di accettare il fatto che esistesse pure un percorso che non potesse essere sempre dettato da vittorie, ma anche Diciamo da che eri stata molto sconfitte. viziata, che quel 2018 Sì, ma da sempre, purtroppo, ti dico purtroppo per fortuna da sempre, sono stata viziata dalle mie medaglie, dei miei successi, e poi è arrivato il momento in cui ho dovuto appunto sbattere la testa contro il muro e rendermi conto che la realtà era un'altra. Però ho lavorato tanto, la parte più difficile sicuramente è quando le cose non vanno. E riuscire sempre a essere sul pezzo e a dire no, io ci sono, io ce la faccio, io Sì, non rimetto. farsi prendere dallo sconforto Sì, della assolutamente. sconfitta. Ma Assolutamente. senti, proprio in questo proposito, salto un po' di domande, tanto poi dopo ci ritorno. Ma proprio questo momento di difficoltà, quanto ti ha aiutato questo concetto che tu mi hai raccontato, che mi è piaciuto tantissimo, della via della cedevolezza, no? Cioè, che adesso tu spiegherai agli ignoranti come me, magari poi qua in diretta sono tutte persone che ti conoscono e quindi ne sanno più di me, però qualcuno, visto che c'è qualche persona che conosco anch'io e magari appunto non è così esperta di questa disciplina, quindi in cosa consiste esattamente a livello, diciamo, mentale come idea, a livello pratico nello sport e come ti ha aiutato in questo frangente, ma anche in generale, no? Come funziona questa cedevolezza che, non so, io l'ho trovata interessantissima come concetto. Vabbè, come ti ho spiegato, comunque la via della cedevolezza è proprio il principio del judo. Tutto quello che è diciamo, nel gokyo, che sarebbe il modo perfetto per eseguire una tecnica, si basa su questa definizione, ovvero utilizzare meno forza possibile ma sfruttare l'azione dell'avversario. Questo è applicabile, cioè è applicabile, è applicato in ogni tecnica e nel pri del principio appunto del judo, però come dici tu poi diventa, come ti ho detto io, poi diventa pure un modo di pensare, uno stile di vita, ovvero che comunque ti dà pure, io di solito lo associo sempre alla perseveranza, questa cosa, ma diciamo, come mi hai chiesto, in questo periodo non è stato assolutamente facile perché era appunto un anno importante e decisivo, comunque era l'anno olimpico questo, e comunque
ogni atleta è impostato su un ciclo olimpico di 4 anni, cioè un ciclo di 4 anni. Il Sì. quinto anno non era contemplato e per vari motivi, tra cui in uno sport come il nostro, il peso, che non è una cosa indifferente, ogni atleta di solito di uno sport da combattimento, di uno sport con categorie di peso, diciamo sempre al limite. E quindi comunque nei miei progetti era che dopo l'Olimpiade sarei passata a 78 kg, io adesso gareggio a Lo 70 kg. dicevi. Sì. E quindi comunque questo è stato, diciamo, il primo pensiero che mi ha un po' destabilizzato. Però poi comunque uno, come ogni cosa, ci ragiona e pensa anche a cosa sarebbe, cioè alle cose positive che poteva portare questo periodo. Io ti dico che appunto, come ti ho detto prima, venivo da un momento che ero stata buttata in mezzo, ero nell'occhio del ciclone, ero in un loop in cui non capivo niente. Fuochi d'artificio. Esatto, e diciamo sono riuscita un attimo a tirare le somme, a anche tirare il fiato. E a pensare comunque che la cosa migliore, la cosa giusta che era da fare in questo momento, era semplicemente vivere quello che stava succedendo giorno per giorno. Perché tu puoi controllare quello che ti sta succedendo in questo istante, quello che ti succede tra 5 minuti non lo puoi sapere. Quindi l'unica Certo. cosa che potevo fare era: ok, adesso è così, poi più avanti vedremo come andrà e in quel momento gestirò quello che Certo, succederà in quel quindi momento. vivere ogni momento, ogni tappa, cioè ragionare per piccoli obiettivi Sì, sostanzialmente. perché se non, cioè, non puoi pensare di arrivare in cima a una montagna se non fai il primo passo. Quindi un passo Sì, dietro l'altro certo. e poi ci pensi. Quello che Sì, troverai su certo. potrebbe essere un'altra scalata, che sarà l'Olimpiade non si fa, oppure dovrai calare tanti chili, oppure non Oppure lo il so, Covid qualsiasi che è cosa. arrivato e Sì, non qualsiasi ci si cosa può aspettava, succedere, ma certo. non ci posso pensare adesso, anche perché non lo posso sapere adesso. Sì, ma quindi rispetto a questa cosa che mi stai dicendo, mi viene in mente proprio una domanda adesso, proprio al momento relativa a questo periodo. Quindi il fatto che voi atleti siate, diciamo, calibrati su 4 anni, questo quinto anno, quindi può essere così un problema? Nel senso che io da veramente non addetta ai lavori immaginavo un anno e un anno in più per allenarsi, no? Cioè, No, fare il non è meglio, così o un perché, anno in cioè, più. per qualcuno può essere, come ti ho detto, una possibilità, come per esempio nel mio caso, per allenarmi di più, per accumulare più esperienza, comunque un anno di lavoro in più. Per altra gente, tu non, cioè, io comunque ho 21 anni, devi pensare comunque che c'è gente che ne ha 30. A Eh sì, chiaro. 30 Sì. anni, un anno in più sulle spalle fa tanto. Un anno in più Certo. con magari alle spalle tanti infortuni fa tanto. Cioè, devi Ok. pensare che comunque per chiunque può essere un bene o un male. Cioè, c'è gente che magari era quotata a vincere un'Olimpiade quest'anno, l'anno prossimo magari subentrano Sì. problematiche e può essere che non siano più i top, capito? Come può essere Certo, sì, comunque quindi andare al diciamo che contrario. è legato magari proprio all'età biologica, no? Quindi se sei Sì, esatto. giovane non è un grosso problema, in verità se cominci a essere avanti con l'età, un anno in più fa la differenza. Sì. Ok, senti, una domanda che invece mi è stata fatta prima della trasmissione da Enza Moscaritolo, che mi ha fatto simpatia. Diceva, ma a che età secondo te si può iniziare a appunto praticare questa disciplina al di là dei bambini, eccetera? C'è un'età limite, nel senso 40 anni no, e quindi oppure a qualsiasi età, nel senso proprio perché magari c'è una certa fisicità, è importante avere una certa fisicità, insomma, Allora, essere un po' atletici, immagino. diciamo che il judo è uno sport per tutti, cioè veramente non c'è differenza. Allora, però è sempre consigliato, ovviamente, dipende comunque a che livello lo vuoi Sì, fare. chiaro. Esiste Sì, qualsiasi genere certo. di livello, se lo vuoi fare a livello amatoriale lo puoi iniziare a fare anche a 40 anni. Mio padre, per esempio,
fomentato dal fatto che io facessi judo, che le mie medaglie e tutto, ha voluto provare a iniziare a livello comunque amatoriale. Com'è andata? È andata che ha Non so lasciato se lo voglio perdere perché sapere. no, ha avuto, vabbè, ovviamente comunque è una persona che lavora di 50 anni, non ha mai iniziato, non ha proprio neanche l'idea di cosa voglia dire cadere e come Sì, cadere, comunque non è come, no, esatto. non è come noi che lo fai da sempre, impari a cadere da sempre Rimbalzi. e lo sai fare. Comunque una persona si Certo. spaventa, si irrigidisce, comunque è uno sport di Sì. contatto, un contatto che non hai mai avuto in tutta la tua vita. È un po', dice no, io devo, se devo lavorare, no, se mi faccio male, no, c'è un casino. Certo. Però è se, cioè, invece se lo vuoi fare comunque come professione o comunque vuoi farne la tua vita, vuoi che diventi parte integrante della tua vita, è sempre consigliato da piccoli. Però Ok, vabbè, quindi possiamo rispondere a Enza che lei alla veneranda età di, non lo so, ma probabilmente anche più giovane di me, può, ma senza avere troppe ambizioni e con le dovute precauzioni. Quindi. Non è dovute precauzioni, comunque sì, Cioè, imparando un pezzettino alla volta, come sì, dicevi esatto. prima, nel senso Tanto che. ti insegnano un pezzettino alla volta, non ti mettono a picchiarti subito. Cioè, ti insegnano a cadere prima, non ti preoccupare. Perfetto. Senti, invece, proprio, che poi è bellissima sta cosa, secondo me mi piace tantissimo anche questa cosa che uno ti insegna a cadere, no? Perché anche qui si può dare anche un'altra interpretazione, no? Però, vabbè, magari ne proviamo un'altra volta. Invece, un'altra cosa che mi era piaciuta tanto e che ti ho chiesto e tu mi hai risposto, anzi, aspetta che ricordo a chi si è collegato adesso che tu sei Alice Bellandi, campionessa di judo, pluripremiata con un sacco di ori, ma che deve fare i conti con se stessa, ci sta anche raccontando un po' come. Domani è sabato, sì, perché io ho la mia veneranda età, ho anche questi momenti di vuoto mentale. Comunque, domani è sabato e domani mattina uscirà il pezzo su Alle Iop sulla tua storia, quindi lo diciamo qualora qualcuno fosse interessato ad andarlo a leggere, lo consiglio. Appunto, quando abbiamo chiacchierato, mi hai spiegato che, spero di pronunciarlo bene, Jigoro Kano, che è l'ideatore, appunto, chi ha fondato il judo, diceva che le caratteristiche di un judoka, che un judoka deve coltivare sono, e te le dico, educazione, coraggio, sincerità, onore, modestia, rispetto, controllo di sé, amicizia. Allora, anche qua io poi sono, mi appassiono tantissimo a queste cose, immagino sempre alle miliardi di possibilità. Intanto lo sport fa sempre bene, è ricco, trasmette valori, ci insegna a stare al mondo. Però è bello che ogni sport abbia le sue caratteristiche, no? Queste caratteristiche sono bellissime. Io immagino sempre un bimbetto o una piccola Alice di 3 anni che comincia in palestra a Brescia, che la mamma e il papà dicono perché così non ci rompe casa. E poi magari porta a Esattamente. casa l'educazione, il coraggio, la sincerità. È bellissimo, nel senso, uno come l'hai vissuta tu questa cosa e poi se come mi hai fatto poi quando abbiamo chiacchierato, ci spieghi un po' questi valori, come appunto si rivedono nell'attività, nella disciplina e come ti è capitato appunto di viverli nella tua vita di tutti i giorni o nell'agonismo, insomma. Se vuoi te li ripeto. Sì, no, allora, come ti ho detto prima, Jigoro Kano comunque lo puoi anche paragonare a un filosofo fondamentalmente, perché lui comunque ha fatto del suo pensiero il judo, ok? Quindi comunque ha applicato ogni sua teoria a quello che è il judo. I valori che lui vuole per ogni judoka sono comunque applicati dall'inizio alla fine di un allenamento, di una gara, di un incontro, di un. Come ti avevo detto, noi prima di iniziare e quando finiamo allenamento ci mettiamo in fila, in ordine comunque di grado di cintura e di anzianità, nel caso due persone abbiano lo stesso grado di Ah, lo stesso cintura. grado. Esatto, di fronte agli allenatori e di fronte a comunque in ogni palestra, in ogni dojo c'è l'immagine di Jigoro Kano, quindi. Che è di fronte a dove tu fai il saluto, lo guardi proprio in faccia e quando inizi fai il saluto giapponese, è su tre saluti basato, è basato su tre saluti che sono
il saluto a Jigoro Kano, agli allenatori e ai partner per ringraziarli comunque di questa possibilità che tu hai di comunque di metterti a confronto. Prima di ogni, alla fine la stessa cosa, per aver dato la possibilità di allenarsi, di fare un Sì, a forma di allenamento. gratitudine proprio. Esattamente. E in gara la stessa cosa, fai sempre il saluto al quando sali sul tatami, devi sempre fare il saluto, cioè devi farlo. Poi quando inizi un combattimento, fai un saluto che sono tutti inchini. Sì. E poi fai pure il saluto all'arbitro in gara, per esempio. Cioè, almeno io lo faccio. Ok. Quindi Quindi è questo è il sempre discorso relativo, diciamo, all'educazione, lo possiamo inserire all'educazione, sì, comunque al rispetto, al rispetto, che è la certo. prima cosa. Comunque cioè, la prima cosa che ci deve essere nel judo è il rispetto. E appunto tu comunque prostrandoti è il segno di massimo rispetto che tu dai a una persona. E poi comunque amicizia, perché tu fai un incontro, tu comunque obiettivamente ti meni con una persona, cioè devi Sì. È combatterci. sempre dopo la cedevolezza, no? Non è che Sì. non è che attacchi, No, cioè. no, no, è sempre rispetto, cioè, sempre rispetto, comunque in ogni incontro, cioè, tu devi rispettare i principi del judo, cioè, nel senso, non è che ti puoi dare prendere a pugni o cose varie. Esatto. Sono tutte cose relative a quello che c'è appunto nel Gokyo, o comunque nel regolamento del judo, no? E come ti dicevo, tu devi combattere contro una persona, ma la cosa si limita al dojo, al tatami. Poi quando scendi potete essere pure migliori amici, capito? Cioè, Ah, dovete, siete amici. No, certo. Sì, certo, non c'è rancore, c'è insomma. rispetto, per questo c'è C'è rispetto. rispetto. Se tu E porti senti, rispetto, l'onore? no. L'onore è comunque una battaglia, quindi nessuno vuole perdere e tu ti trovi sempre, cioè ti trovi davanti alle tue paure quando sei sul tatami. Sei sul tatami è il momento di massima espressione delle tue emozioni, e nel momento di massima espressione delle tue emozioni devi anche saperle gestire in qualche modo, no? E in queste emozioni è normale che ci sia la paura. Perché, guarda, mi è sempre piaciuta una frase che diceva che se un sogno non ti fa paura, vuol dire che non è abbastanza grande. Ed è vero, perché a me le persone che mi dicono io non ho paura, non ci posso credere, non è possibile. Anche per un istante tu devi, cioè, ce l'hai paura, ce l'hai quella sensazione di blocco allo stomaco, che ti accelerano i battiti, cioè, Di non... ansia. Sì, c'è. E non puoi dire che non ci sia, se no vuol dire che non ti interessa abbastanza. Senti, come scusa se ti interrompo, poi No, dopo no, vai tranquillo. continui. Solo che è legato a questa cosa qua. Come si fa ad allenare questa cosa che È boh, esperienza. è un'esperienza, Sì, cioè è nel la senso. gestione di te stessa, è esperienza e tanto lavoro. Io penso che tanti incontri che ho perso, li ho persi perché non sono stata in grado di gestire quello che stavo provando, quello che stavo L'emozione pensando, le mie proprio. emozioni, sì. È veramente alla base di tutto il sapersi gestire, il saper comunque non andare in panico in una situazione che potrebbe generarti del panico, delle crisi, perché comunque durante un incontro non va tutto come tu vuoi, capito? Cioè, tu puoi Certo. pensare, un incontro lo puoi studiare prima, puoi pensare prima a come gestirlo, a come farlo, ma non andrà mai come tu vuoi, capito? E devi essere in grado di gestire comunque gli alti e bassi che tu puoi avere in un incontro. Devi essere in grado di gestire che in un momento puoi essere tu quello che viene attaccato, e in un momento devi gest saper gestire che sei tu quello che sta prendendo il sopravvento, capito? Devi Sì. saper Cioè, quindi in gestire. entrambe le direzioni la presa Sì, di coscienza deve essere importante, non solo nel. esattamente. Cioè, oh, caspita. Ma appunto, a parte l'allenamento appunto fisico che tu fai, poi mi sembra di capire da questi giorni quando ci siamo sentiti che sia la mattina che il pomeriggio ti alleni, quindi diverse ore, ma appunto c'è anche un discorso, non so, meditativo che fate per allenare proprio questa parte.
Allora, diciamo che non è una cosa che devi fare per forza, cioè lo fai perché ti rendi conto a un certo punto che serve pure quello, nel senso che io per esempio sono seguita da una mental coach che mi sta aiutando a risolvere tante cose che comunque da sola io sono consapevole di non essere in grado di risolvere, nel senso che l'errore più grande che io posso fare è pensare di essere in grado di conoscere me stessa a pieno. Cioè, non è così. Cioè, io mi sto affidando e sto costruendo, perché anche il lavoro mentale come il lavoro fisico è una cosa che deve essere fatta, secondo me, in due. Perché Sì. comunque lei è come, cioè, il mio allenatore, la mia allenatrice che mi insegna le tecniche, mi insegna come applicarle. Me lo fa sul punto di vista, un mio preparatore me lo fa sul punto di vista fisico, sul punto di vista mentale, io devo avere comunque una persona Sì, che un ne sa più di me insegnante, e che mi certo. insegna come applicare Certo. determinate cose o come gestirne altre. Cavolo, questo aspetto è veramente interessante anche perché cioè, credo che chiunque di noi poi nella vita di tutti i giorni avrebbe bisogno di un insegnamento di quel tipo, no? Perché poi tu chiaramente all'ennesima potenza ti ritrovi sul tatami a combattere, quindi con una pressione fortissima, però oggettivamente anche una persona normale nella media ha delle situazioni in cui deve combattere per qualche motivo, no? Sì, Di no. difficoltà che ha, e quindi insomma sono sempre incuriosita da queste cose perché insomma credo che il mental coach sarebbe utile in proporzione a chiunque. Ecco, sostanzialmente questo che volevo dire. Senti, passiamo alla domanda che qua ho esaurito il tempo. E mi sa che tu fra un po' devi anche andare ad allenarti. Passiamo alla domanda sugli obiettivi. Allora, quali sono? Ritorniamo alla tua carriera, quindi ora ti stai allenando, sei a Roma, in caserma, quindi ti alleni tutti i giorni. Quali sono i tuoi prossimi obiettivi? Se si sa, poi adesso c'è il Covid, magari c'è un'interruzione, le Allora, Olimpiadi, eccetera. ovviamente l'obiettivo ultimo e finale è vincere le Olimpiadi, assolutamente. Però, come ti ho detto prima, bisogna pensare a fare un passo dopo l'altro. Non pensare direttamente all'Olimpiade. Per arrivarci c'è un percorso che non deve Certo. essere saltato e non può essere saltato. Purtroppo ancora non abbiamo un calendario vero e proprio, perché comunque il circuito che facciamo noi a livello mondiale, e giustamente finché tutte le nazioni non sono in una condizione di potersi allenare o comunque di poter viaggiare o di essere al Sì. sicuro, non possono riprendere questo circuito. E noi ci siamo, quindi per ora il mio obiettivo è allenarmi al meglio e sto lavorando sia a livello fisico, come detto prima, a livello mentale, quindi di essere pronta nel momento in cui rinizieremo. Quando mi diranno domani, se un giorno, se oggi mi dovessero dire domani si rinizia, ok, io oggi sono pronta per iniziare domani. Quindi per Sì, ora sì. l'obiettivo è essere pronta a riniziare, poi quello che verrà dopo, mi diranno domani, vedremo. Vedremo. Va bene. Senti, io veramente ti ringrazio tantissimo perché Grazie abbiamo insomma, esplorato varie cose. Poi, come dicevo prima, per chi volesse, domani esce il pezzo, quindi c'è qualche altro, diciamo, aspetto che mi hai raccontato nei giorni passati. Oltre a ringraziarti, io ti faccio un sacco di in bocca al lupo a te. per quello che verrà, per il prossimo passettino, diciamo così. Grazie. Poi senti, saluta Spe Francesca, perché cioè, non so chi sia, dice mi saluti per favore, quindi Ciao. salutala. Ciao Ok? Francesca. E niente, saluto tutti, ricordo che se riesco, se non mi si prende il telefono, ma penso, spero di sì perché è andato tutto bene oggi, l'intervista rimane registrata nell'IGTV e quindi chiunque la volesse vedere successivamente sarà disponibile. Ok? E Perfetto. niente, grazie mille, ciao a tutti. Grazie a te. Ciao. Ciao. Ciao Alice, Ciao. ciao ciao. Ciao, ciao, ciao.